magnifico lavoro, dottor Steele. È vero, papà, l'esperimento è riuscito al di là di ogni previsione. L'iperenergia è finalmente una realtà dopo tanti anni di esperimenti. Ora dovremo stare attenti a usarla solo per il bene dell'umanità, quest'arma terribile. Straordinario, mai visto niente di simile. Anche questo esperimento è riuscito. Con l'iperenergia l'umanità potrà compiere un grande balzo in avanti. Complimenti ancora, dottor Steele. Eccoci arrivati finalmente. Quella è la fabbrica dove l'iperenergia verrà prodotta in grandi quantità. Ministro, anche quella che abbiamo visto in azione è stata prodotta qui. Certo, e oggi stesso inizierà la produzione di massa che sarà usata solo per il bene dell'umanità. Il dottor Steele è un grande scienziato. Sono proprio contento di aver affidato a lei lo sviluppo di questo progetto, caro dottore. La ringrazio, ma c'è ancora un problema da risolvere. Un problema, papà? E quale? L'iperenergia sviluppa della radioattività che scompare in breve tempo, ma non sappiamo quanto con esattezza, perché non ho voluto rischiare vite umane e con la radioattività non c'è da scherzare. Non si preoccupi, dottor Steele, risolveremo anche questo problema. Le metteremo a disposizione degli iperrobot. Allora, sono questi gli iperrobot. Esatto, sanno fare di tutto, dalle equazioni più complicate a cambiare i pannolini di un neonato. Non c'è nulla che non sappiano fare, anche le operazioni più impensate. Ce ne serviranno molti di questi robot. La sua ditta è in grado di fornirceli? Vi bastano questi? Oh! Vedi, la politica commerciale della nostra ditta è di soddisfare immediatamente ogni desiderio dei nostri clienti. È così che noi battiamo la concorrenza. Bene, li compriamo tutti. Un momento, signore, non c'è bisogno di pagarli finché non sarete convinti della loro qualità. La nostra è una ditta seria. Me ne rendo conto, signor Müller. Ecco, se non le dispiace, avrei un'ultima richiesta da farle, signor ministro. Prego, parli pure, signor Müller. Ecco, vorrei rimanere qualche giorno come supervisore dei robot per fare in modo che diano il meglio di sé e che voi siate completamente soddisfatti del prodotto. Questa sì che è serietà. Permesso accordato. Grazie, non se ne pentirà, signor ministro. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come va, ragazzi? Tutto bene? Tutto nel migliore dei modi, signore. Müller? Come vede, i miei robot funzionano perfettamente, signor ministro. Bene, ora io vorrei presentarle l'inventore dell'iperenergia, il dottor Steele. Cosa? È lui il dottor Steele? La cosa la stupisce tanto? No, mi scusi, è solo che non mi aspettavo di conoscere una persona famosa come il dottor Steele. Una persona famosa? Beh sì, il nostro dottor Steele è ormai una vera celebrità. Ma no, non sono poi così famoso. Ora torni al suo lavoro. Bene. Come vede, dottore, grazie ai robot siamo in anticipo sui programmi. Questa è un'ottima notizia. Oh, ecco il capo officina. Buongiorno, signor ministro, e grazie per i robot. Stanno facendo un ottimo lavoro, tanto che possiamo fare a meno della mano d'opera umana. E cosa intende farne, secondo lei, dei lavoratori della fabbrica? Mi dispiace, ma non posso fare altro che licenziarli. Licenziarli? Non c'è altra soluzione, dottore. Ne terremo qualcuno, ma la maggior parte dovranno andarsene. Non possiamo più permetterci di pagarli noi. Ma si tratta di tecnici specializzati, di gente di grandi capacità. Giusto, quindi non gli sarà difficile trovare un altro lavoro. Bisogna vedere se loro saranno della stessa idea. Succedendo, dottor Steele? Sta succedendo che i lavoratori non vogliono essere licenziati. Ma non è giusto. Non riesco a capire. Pensavo che i lavoratori sarebbero stati contenti dei robot. Ma come potrebbero essere contenti? L'arrivo dei robot per loro significa il licenziamento e la rovina economica. Non mi dirà di averli licenziati tutti. Eravamo d'accordo di limitare i licenziamenti. Ma signor ministro, li ho licenziati tutti perché i robot sono molto più convenienti. Lei si è spinto troppo oltre. Avrebbe dovuto attenersi ai miei ordini. Ma che fate? Lasciatemi! Ho detto di lasciarmi! Avete capito? Andate via! Via! I robot hanno anche preso il posto delle guardie!
Le guardie sono dei robot? Certo, pensavo che non si potesse desiderare di meglio. Sono fortissimi e non conoscono la paura. È troppo, lei ha abusato della sua autorità. Sbrigati Terry, va a prendere l'iperdisco, presto! Lasciatemi, lasciatemi! Qui robot Z1, chiamata urgente per il dottor Zero. Il mondo è sempre mio! La fabbrica dell'iperenergia è nelle tue mani, Müller! Ottimo lavoro! Ho soltanto seguito le sue istruzioni, dottor Zero. E cosa ne è del dottor Steel? Me ne occupo io, padrone. Ricorda bene che se non elimini Steel, i nostri piani rischiano di fallire. Sì, padrone. Sono preoccupato per papà. Non preoccuparti, se la caverà. Chi è? Oh, il ministro! Signor ministro! Oh. Sta male, soccorriamolo! Cosa gli è successo? Beva un po' d'acqua, signor ministro, si sentirà meglio! Che le è successo? Non ricordo, so solo che qualcuno mi ha colpito e poi non ricordo più nulla. E mio padre come sta? Risponda! Il robot l'hanno catturato e l'hanno portato dentro la fabbrica con loro. Allora vuol dire che... Il dottore è nei guai! Mi ascolti, capo. Dobbiamo assolutamente distruggere i robot che si sono impossessati della fabbrica. Impossibile. Ho dato la mia parola che non avrei mai distrutto i robot. Ma questo è un caso d'emergenza, non lo capisci? Ho detto impossibile. Perché? Perché mi rifiuto di ubbidire ai suoi ordini. Allora non ho altra scelta. Oh! Ha capito? Ora sono il robot Z1, un robot molto speciale, dottor Stille, il robot Z1, se lo ricordi. E ora, guardi. Oh, ma allora anche Müller è un robot. Oh! Ormai è finita per lei, dottor Stille. Fantaman, il dottor Steel è in pericolo! Oh, eccoti! Ti prego, Fantaman, salva il dottor Steel da quei terribili robot, presto! E ora fuoco! Gorko, a questo punto non ci resta altro da fare che mettere in azione i nostri robot. Terrorizzeremo tutti. Certo, dottor Zero. E con le bombe di iperenergia distruggeremo tutti i centri di difesa. Metteremo in azione il nostro meraviglioso piano di distruzione totale. Il mondo è mio! Qui è il dottor Steel, rispondete! Thank you.
nel fiume che attraversa la città. Le nostre truppe di robot si sono impadronite della riva est e il dottor Steele e le sue forze stanno sull'altra riva. Questa volta non possiamo perdere, Gorko, perché un esercito di robot come il nostro è inesauribile, visto che possiamo produrre 5 robot al secondo. Senza contare che con le bombe a iperenergia non possono fermarci dal momento che la fabbrica che le produce è in mano nostra. Queste bombe sono davvero sensazionali, vero Gorko? Ecco qua. Non riesco proprio a capire perché non attacca, comandante. Dobbiamo riprenderci la fabbrica. Mi dispiace, ma hanno troppi robot, non c'è niente da fare. Senza calcolare che le nostre forze verrebbero distrutte dalla radioattività delle bombe. Se riuscissimo a togliere l'energia elettrica alla fabbrica... Non capisco, dottor Steele. Senza energia elettrica non potrebbero far esplodere le bombe. Allora dovremmo occuparci solo dei robot. È già qualcosa. Un modo dovrà pure esserci per riuscire a entrare nella fabbrica. Lila! Dove diavolo sei? Bisogna aumentare la produzione di bombe ad iperenergia prima che il dottor Steele attacchi. Dobbiamo averne una buona scorta, altrimenti non possiamo essere sicuri di batterlo. Sbrigati! Agli ordini, mi precipito. Sembra che così vada bene, vero Gorko? Certo, fra poco saremo pronti. Signor Müller, qui c'è qualcosa per lei. Che si direbbe un nuovo tipo di robot, ma da dove viene? Questo non lo so, ma dice di volersi unire alle nostre truppe di robot perché ammira il dottor Zero e odia il dottor Steele. Mi sembra un po' rudimentale. Al contrario, a me sembra un ottimo robot. Forza, vieni avanti, robot, vediamo cosa sai fare tu. Penso che smonterò per vedere com'è fatto questo robot. Non c'è tempo, Müller, mettilo subito al lavoro, non possiamo smontarlo proprio ora. Allora ascoltami bene, ti metterò di guardia al piano terra. Se vedi qualcosa di strano, mettiti immediatamente a rapporto con me, hai capito bene? Oh. È qui che vengono prodotti i robot? Certo, e sono io che li ho inventati. Come pure la macchina automatica per produrli in serie. Ora che sei venuto tu, ti studierò per aumentare la qualità. Visto che sei così perfezionato, sarà un miglioramento molto importante. La prego, mi consenta di aiutarla a fare il robot. Müller dal dottor Zero. Vengo subito, tu resta pure di guardia qua. Bene. Oh, guarda, Gabby, il segnale! Perfetto, deve trattarsi di Terry! Non capisco, Gabby! Terry si è travestito da robot per penetrare nella fabbrica di bombe ad iperenergia! Oh! Pronto, pronto, sei tu, Terry! Qui, Terry, qui, Terry! Ce l'ho fatta! Dì a papà che sono riuscito a staccare la corrente elettrica! Ricevuto, glielo dirò! Ora, Müller, bisogna incrementare la produzione di robot, capito? Certo, dottor Zero! Attento, Müller, c'è qualcosa di strano. Eh? Guarda quell'oscilloscopio. Oh, sembrano disturbi da radiofrequenza. Qualcuno cerca di comunicare con una trasmittente. Devi scoprire. Corro! Qui non c'è nessuno. Forse ho capito, dottor Zero. È scomparso il nuovo robot. Forse si trattava di una spia mandata dal dottor Steele per scoprire le nostre mosse. Idiota che non sei altro! Vuoi scommetterci che l'ha mandato Steele? Ora dobbiamo sbrigarci. Bisogna lanciare un terribile attacco di robot. Presto, fai muovere le nostre truppe. Avanti, presto! È stata un'ottima idea, anche se rischiosa. Ora possiamo attaccare la fabbrica. Terry dice di aver sistemato tutto, così le bombe ad iperenergia non potranno esplodere e noi possiamo attaccare tranquillamente. Signore, stiamo subendo un massiccio attacco di robot armati con bombe ad iperenergia! Ne attacchiamo subito anche noi! Fuoco! Avanti, carri armati!
Hanno distrutto anche i carri armati. Oh! Mi ha scoperto! È inutile che scappi! Ti prenderò! Vai! Bene! Idiota! Hai fallito un'altra volta! Ora non ho altra scelta che chiamare in città il mio docile mostro gigante! Ci penserà lui a distruggere tutto! Il mondo è mio! Dobbiamo andarcene, ma abbiamo la formula dell'iperenergia! Certo, dottor Zero! Con questa formula potremo costruire un'altra fabbrica e attaccare di nuovo! L'iperenergia.
Guardate, è Phantoman! Ciao Phantoman, grazie! Oh, Terry, grazie a Dio sei salvo! Ce l'abbiamo fatta, Maria! Phantoman ha dato a tutti una grande lezione. I robot e l'iperenergia devono essere usati solo per il bene dell'umanità e non devono mai sostituire l'intelligenza umana.